cresce anche nel bassanese il numero di persone malate di gioco. Il sindaco Poletto scrive al premier Renzi. Nuova richiesta di chiarimenti sulla superstrada Pedemontana Veneta. La Corte dei Conti apre una terza istruttoria sull'infrastruttura. Assalto al bancomat a Caselle d'Altivoli. I ladri sradicano il postmat con un trattore ma scappano senza bottino. Senza lager impossibile risolvere il problema Rom. Bufera sul sindaco Pan e il PD ne chiede le dimissioni. Precipita con il parapendio e rischia di finire infilzato sulla recinzione di una casa. Grave un 42enne tedesco ferito a Semonzo. Da oggi a venerdì la Cappella del San Bastiano apre per contemplare la statua della Madonna di Fatima. Vanghe, rastrelli, forche al posto di libri, quaderni e penne. Confartigianato sostiene il progetto Orto di Mussolente. Buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati al consueto appuntamento con informazione di Bassano TG. In apertura, come avete sentito, ci occupiamo di una patologia in costante aumento anche nel nostro territorio, la dipendenza del gioco d'azzardo. Sono una quarantina le persone in cura all'ULS 3 e intanto il sindaco Poletto scrive al premier Renzi, sentite. Fare fronte comune contro il dilagare del gioco d'azzardo e far tesoro delle buone pratiche messe in campo dai territori prima che sia troppo tardi. Con questi obiettivi i sindaci dei comuni di Vicenza, Bassano, Lonigo, Schio e Tiene hanno sottoscritto oggi una lettera congiunta al Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Ci siamo trovati oggi a Vicenza in 5 sindaci proprio per chiedere con forza al governo, che sta elaborando un decreto legislativo, di non togliere ai sindaci due poteri per poter limitare questo grosso problema che è la ludopatia, la dipendenza da gioco d'azzardo. I due poteri in questione sono già stati esercitati da tempo dal comune di Bassano. In primo luogo i comuni chiedono di poter continuare a limitare gli orari di apertura delle sale gioco e di utilizzo delle slot machine. Ad oggi c'è un'ordinanza ancora elaborata dal sindaco con la precedente amministrazione che limita l'orario dalle 10 del mattino alle 22 di sera. Questa ordinanza è stata contrastata da un ricorso al TAR che però non ha dato la sospensiva. L'altra questione invece è legata al piano urbanistico comunale. Prevede di poter limitare in alcune zone sensibili, soprattutto vicino alle scuole, ai parchi giochi e ai patronati, l'apertura o l'erogazione di nuove concessioni per locali di questo tipo. Quello della ludopatia infatti risulta un problema in costante crescita, acuito dalle difficoltà dettate dalla crisi. Quella della dipendenza da gioco d'azzardo è una patologia che non risparmia certo il bassanese. È stimato dall'ASL che almeno l'8% della popolazione adulta è a rischio di patologia su molte persone che giocano e l'1% è già in stadio avanzato di dipendenza, quindi sono persone malate che raramente purtroppo chiedono aiuto. I riflettori sono nuovamente puntati sulla Pedemontana. Dopo l'arresto del direttore dei lavori, la Corte dei Conti chiede per la terza volta chiarimenti. E siamo a 3. Dalla Corte dei Conti arriva la terza richiesta di istruttoria in merito allo stato di avanzamento dei lavori della Pedemontana Veneta. Destinatari, oltre agli organi ministeriali, enti e comuni interessati dal passaggio dell'infrastruttura che dovranno rispondere entro il prossimo 9 aprile. In primo piano la vicenda del direttore lavori arrestato, di cui l'organo statale chiede di relazionare in merito all'attribuzione della mansione a un soggetto non solo non residente in loco, ma già titolare di altre direzioni. E dubbi sorgono, si legge, anche sulla mancata comparizione nella lista dei collaboratori inoltrata dal concessionario del nuovo direttore dei lavori. Chiarimenti vengono chiesti sulle modifiche dei tempi di durata della concessione e su quelle del periodo di esenzione dal pagamento del pedaggio rispetto a come stabilito nel progetto iniziale. Riferimento viene fatto anche sulle opere complementari all'asse superstradale, temporaneamente sospese, che sembrerebbero apportare ulteriori variazioni del progetto successivamente alla consegna al concessionario, per non parlare della mancata pubblicità di convenzione in violazione dei canoni di trasparenza amministrativa e l'atto aggiuntivo tra commissario e concessionario. E continua il viaggio di Alessandra Moretti tra i comuni del Veneto. Questa mattina la candidata del PD è arrivata nella Pedemontana trevigiana. Ha superato quota 320 il lungo viaggio di Alessandra Moretti tra i comuni del Veneto. Il candidato governatore del Partito Democratico è arrivato oggi nella Pedemontana trevigiana. Fonte, il primo comune visitato, inevitabile qui, zona in cui hanno trovato casa numerosi stranieri, toccare un argomento tanto sentito quale l'immigrazione.
Credo che dobbiamo innanzitutto pretendere dal governo più forze dell'ordine e più garanzia per le forze dell'ordine, poi dobbiamo pretendere dall'Europa che si assuma responsabilità forti per quanto riguarda i campi di immigrati, i campi diciamo, di accoglienza, costruendone anche in Africa, e poi dobbiamo, a differenza di quello che ha fatto Luca Zaia, aumentare i fondi per i sindaci proprio in regione. Una questione, quella dell'immigrazione, di respiro europeo, sentita anche nella vicina Francia. Proprio qui le elezioni provinciali di ieri hanno fatto registrare un calo della destra estrema di Marine Le Pen, cui la Lega di Matteo Salvini si è dichiarata vicina. Siamo passati dai fucili padani alle camicie verdi, alle marce su Roma accanto a Casa Pound e ai neofascisti. Io credo che ci sia bisogno di una nuova destra, una destra più moderata con la quale confrontarci sui concreti programmi e sulle problematiche che hanno i cittadini. E Alessandra Moretti è tornata anche sulla questione delle liste. Noi parleremo ovviamente con il Partito Democratico, che è il partito diciamo principale, poi ci saranno due liste della Presidente, ci sarà una lista dei moderati e una lista di sinistra con Sella e i Verdi. E la cronaca con la devastazione nella notte dell'ufficio postale di Caselle di Altivole. Una banda ha tentato di sradicare il postamat agganciandolo ad un trattore. Assalto al postamat dell'ufficio di Caselle di Altivole con il trattore rubato in un'azienda agricola del posto. Erano da poco passate le due la scorsa notte quando sei malviventi sono arrivati in via Santa Apollonia con una macchina, un furgone, rubato anche quello, e il mezzo agricolo. Il piano era quello di agganciare lo sportello automatico al trattore e sradicarlo. Non quindi la solita banda dell'acetilene o degli esperti di esplosivo, ma un blitz che in pochi istanti doveva fruttare migliaia di euro. Il postamat dovevano prelevarlo con la forza e caricarlo sul furgone. Il trattore, posizionato in retromarcia, ha dato un violento strappo. Il distributore automatico di contanti è stato divelto e trascinato nel piazzale. Immediatamente è scattato l'allarme. Il rumore ha svegliato i residenti. Alle finestre hanno iniziato ad accendersi le luci. Al suono delle sirene dei carabinieri, i malviventi hanno dovuto desistere, fuggendo a mani vuote e disperdendosi a piedi nei campi. Anche l'elicottero dell'arma si è alzato in volo per cercarli, ma senza esito. Ora si tenterà di dare un nome e un cognome ai componenti del sodalizio criminale, utilizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Sul posto intanto sono rimasti il trattore, poi recuperato dal carro attrezzi, e un ufficio postale devastato. Ennesimo incidente del volo questa mattina a Monza, per cause ancora in corso di accertamento. Attorno alle 10 un 42enne di nazionalità tedesca ha perso il controllo del proprio parapendio precipitando sulla recinzione di un'abitazione tra via Molinetto e via Caose. Sul posto i sanitari del SUEM di Crespano, che temendo lesioni vertebrali hanno preferito trasferire il pilota in elisoccorso al Cafoncello di Treviso. E i presidenti di Banca Popolare Volksbank e di Banca Popolare di Marostica, Otmar Michaeler e Giuseppe Bottecchia, hanno sottoscritto oggi l'atto di fusione ai fini dell'incorporazione della Banca Popolare di Marostica nell'Istituto di Credito Alto Altesino. Dal 1 aprile 2015 la fusione avrà effetto legale e darà vita ad una nuova Volksbank ancora più grande, con 194 filiali, oltre 53.000 soci e 15 miliardi e mezzo di euro di mezzi amministrativi. Gli ambiti territoriali delle due banche sono adiacenti, per cui in seguito alla fusione verrà a crearsi un bacino unico nel Brennero, Padova, Vicenza e Venezia. Ed ora ci spostiamo a Mussolente per mostrarvi un regalo speciale arrivato dagli studenti delle scuole medie. Banghe, rastrelli, forche, al posto di libri, quaderni e penne. Sono questi i preziosi doni che Confartigianato e Comune hanno voluto fare oggi agli alunni delle scuole medie di Mussolente. Un'opportunità importante per sviluppare quello che è già stato ribattezzato il progetto Orto. Purtroppo in Italia siamo un po' carenti nel sistema operativo delle scuole, in quanto i ragazzi escono senza avere nessuna manualità. Pertanto, con questo primo inizio cerchiamo di collaborare con la scuola e dar modo ai ragazzi di crescere nel migliore dei modi. È importante coinvolgere i ragazzi in questo progetto perché sono ragazzi che vivono in un ambiente agricolo, di campagna, ma soprattutto perché con questo progetto possiamo far loro sviluppare delle vere e proprie competenze che hanno a che fare con la chimica, con la biologia, con la corretta alimentazione, quindi noi ci crediamo, pensiamo che sia un progetto da proseguire. Coinvolti nel progetto due gruppi di studenti e anche i ragazzi disabili della scuola, tutti insieme impegnati per due giorni la settimana. Il progetto consiste nel
far capire ai ragazzi il problema della stagionalità dei prodotti, la difficoltà anche di ottenere quello che poi a tavola mangiamo. Per adesso abbiamo piantato per esempio insalata, patate, barbabietole e anche altre cose, anche cipolle, però non è ancora cresciuto niente e si stima verso giugno, luglio, intorno alla crescita delle piante. Qualche mese dunque si vedranno anche i frutti di questo prezioso lavoro, capace di insegnare ai ragazzi quanto se non di più di una normale lezione tra i banchi. E da oggi a venerdì prossimo alla Cappella del San Bastiano sarà esposta la statua della Madonna di Fatima, un'occasione per i malati ma anche per i medici e sanitari di raccogliersi in riflessione. Maria è donna eucaristica con l'intera sua vita, la Chiesa, guardando a Maria come al suo modello, è chiamata a imitarla. Scriveva così San Giovanni Paolo II. Oggi Maria è arrivata al San Bastiano. La statua internazionale della Madonna di Fatima Pellegrina, copia dell'originale in legno, potrà essere contemplata sino a venerdì prossimo nella cappella del nosocomio di Via dei Lotti. Un luogo non scelto a caso, perché con l'effigie della Madre di Gesù si vuole portare conforto a chi soffre, ma anche a chi quotidianamente cerca di combattere e guarire il male del corpo. Un momento di raccoglimento e preghiera non solo per i pazienti dell'ospedale dunque, ma anche per medici, infermieri, operatori sanitari, perché tutti riescano a trovare, magari a ritrovare, quella forza dello spirito, quell'impulso originale a operare per il bene di chi è tormentato dalla malattia. Quella forza che caratterizzò i tre pastorelli di Fatima quel 13 maggio 1917, un mistero di fede, un messaggio di speranza, in un tempo in cui proprio speranza e fede sembrano solo dei lontani miraggi. E la pagina alta dell'Alta Padovana si apre con la bufera cittadella dopo le dichiarazioni anti-Roma del sindaco Giuseppe Panna che, rispondendo alla segnalazione di un cittadino che lamentava la presenza di nomadi nella zona tra Cittadella e Fontaniva, avrebbe citato il lager come soluzione per il problema Rom. Immediata la reazione del PD cittadino che è arrivato a chiedere le dimissioni del sindaco Panna. Ed ora andiamo a Piazzola sul Brenta dove stamattina è stato presentato il primo Atlante Veneto della cultura. Scopriamo insieme di cosa si tratta. È il primo esempio del genere in Italia, si chiama Atlante Veneto della cultura ed è un lavoro di ricerca realizzato dalla regione in collaborazione con Federculture che analizza attraverso dati, numeri, statistiche le dinamiche che hanno caratterizzato la cultura nel nostro territorio negli ultimi anni. Ci siamo resi conto che nella cultura non c'erano dati e allora abbiamo pensato cerchiamo di raccogliere dei dati così nei rapporti con il turismo piuttosto che e abbiamo pensato che invece era forse arrivato il momento di andare un po' oltre il dato e di cercare proprio di capire perché c'erano quei dati e quindi di fare un'analisi dettagliata. C'è un calo dei consumi culturali in Italia tutta, ma in Veneto meno che in altre regioni. C'è una densità incredibile di presenza di poli culturali come per esempio i teatri. C'è una tradizione fortissima anche delle biblioteche, quindi teatri e biblioteche sono i veri centri di eccellenze della regione Veneto. Complessivamente infatti nella regione sono stati censiti quasi 1800 luoghi della cultura, musei, monumenti, aree archeologiche, archivi, biblioteche, spazi teatrali, sale cinematografiche, per non parlare di tutti quegli spazi informali o temporaneamente seri di spettacolo, eventi e attività culturali, un patrimonio che diventa importantissimo per una realtà come il Veneto. Ci viene riconosciuto l'aumento della qualità. E allora, se il turismo in Veneto, che condisce in sé l'aspetto economico di quello che la cultura dà, ha 16 milioni di turisti, 60 più milioni di presenze, ma soprattutto se in questi anni quello che ha tenuto è il Veneto, la prima regione d'Italia, sono i turisti, si chiamano di città d'arte, quel turista che spende il doppio di quello tradizionale cresce, vuol dire che anche l'offerta che abbiamo dato è un'offerta di qualità. E domani sera al Teatro Aurora di Campo d'Arsego verrà portato in scena un inedito e patriottico Giacomo Leopardi. O patria mia, Leopardi e l'Italia. Un Giacomo Leopardi patriottico forse in pochi se lo vedono. L'autore dell'infinito, il poeta del pessimismo cosmico, difficilmente si coniuga con il fervore dell'amore per la sua terra. Ma proprio colui che considerava matrigna la natura, in realtà, soprattutto nell'epoca giovanile a cavallo degli anni di studio matto e disperatissimo, ha fatto trapelare una passione per la patria. Nessun esempio, due composizioni all'Italia e per il monumento di Dante. Partendo da questi due lavori del poeta di Recanati,
Stati e inserendo brani tratti dallo Zibaldone, il diario per antonomasia, verrà portato in scena uno spettacolo che porta la firma di Corrado Augias in scena domani assieme a Marta Dalla Via al Teatro Aurora di Campo d'Arsego, che inaugurerà l'iniziativa promossa dalla Regione Veneto in collaborazione con Arteven. Primavera fioriscono le letture. Inizio ore 20. Alle 21.05 torna l'appuntamento del lunedì con Iceberg, l'eclissi di lupi, dimissioni per aver raccomandato il figlio, questo è il titolo della puntata odierna. Ospiti saranno Emilio Fede, Angela Tremonti, l'onorevole Francesco Speroni della Lega Nord, Luigi Furini del PD e il senatore Roberto Formigoni del Nuovo Centrodestra. Ed ora vi lascio come di consueto al ricordo dei caduti che riposano al Tempio Ossario di Bassano e che amici, parenti o anche ricordi del Tempio Ossario chiami pure i numeri che sta vedendo in sovrimpressione. Grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguro una buona continuazione di serata, arrivederci. Pannini Guglielmo, Pannuzzo Salvatore, Pantaleo Simone, Pantano Salvatore, Panzironi Candido, Paolantoni Donato, Paolella Giuseppe, Paoleri Pietro, Paoletti Edoardo, Paolicchi Alberto, Paolicchi Arduino, Paolini Dante, Paolini Francesco, Paolucci Giulio, Papero Antonino, Paperone Vincenzo, Papera Lorenzo.